Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo e come vedete dal titolo è il momento di assaggiare un altro gusto un po' particolare delle patatine San Carlo, che è penso l'ultimo uscito ed è questo, le patatine appunto al gusto paprika e mango. Vi faccio come al solito vedere la confezione, in particolare appunto il retro, dove appunto trovate i valori nutrizionali, gli ingredienti, e c'è anche la storia di questa Nina, che è la taste hunter, che ha appunto avuto l'idea di unire il sapore dolce e fruttato del mango all'aroma lievemente piccante della paprika. Appunto, mi è un po' incuriosito questo abbinamento, quindi ho deciso ovviamente di comprarle e di provare queste patatine per voi. Quindi direi di andare intanto ad aprire il sacchetto. Direi che mi stuzzica particolarmente, ve le faccio vedere un pochino da lontano. Questa qui è bella colorata, vedete? Non è proprio il solito colore, appunto, il colore tipico delle patatine alla paprika, diciamo così, un po' aranciate, e direi di assaggiare. Diciamo che è un po' strano come sapore, perché inizialmente sentite la botta di paprika, quindi il sapore principale praticamente è solo paprika all'inizio. Poi man mano che masticate sentite almeno un pochino di retrogusto dolce, quindi è veramente molto molto interessante. Quindi direi che queste patatine qui sono assolutamente approvate. Se volete provare appunto qualcosa di nuovo e qualcosa di un pochino più particolare e sfizioso, se le trovate appunto potete prenderle tranquillamente. Vi prometto che appunto settimana prossima tornano i video sull'Iran. Appunto, questo qui è un video un po' tappabuchi perché sono in viaggio. Se volete sapere dove, in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare Instagram, appunto, in cui seguirmi in diretta in quello che sto facendo. Se invece avete assaggiato queste patatine e volete farmi sapere come vi siete trovati, cosa vi è parso di questo gusto un po' particolare, lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto e l'avete trovato interessante, lasciate un bel like e nel caso iscrivetevi al canale perché arriveranno anche altri video di questo tipo, un po' di arretrati in realtà. E soprattutto non potete perdervi i miei video dal viaggio in Iran, che è ancora tra virgolette in corso la serie, e poi appunto del viaggio che sto facendo in questo preciso istante in cui voi state guardando il video. Quindi direi che è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!